Bene, buona serata e ben arrivati. Il Papa alcuni anni fa, attraverso uno slogan coniato dalla Conferenza Episcopale Italiana, la Chiesa per la Scuola, ci radunò in piazza San Pietro per dire che la comunità cristiana ha e vuole fare la sua parte e ha qualcosa da dire alla scuola tutta. Da quella occasione la diocesi di Brescia è davvero grazie al nostro vescovo Luciano, che ha raccolto subito l'invito, la nostra diocesi ha scelto di andare a visitare delle porzioni di territorio in maniera tale che fosse l'occasione lì per incontrare, attraverso il vescovo, la diocesi, attraverso i rappresentanti di alcuni dirigenti, il mondo della scuola insieme agli insegnanti e i genitori, attraverso alcuni rappresentanti anche delle amministrazioni comunali, la parte del mondo sociale e politico, cioè di tutti quegli attori che girano attorno al mondo della scuola e che possono e vogliono e continuano a darsi da fare, perché al di là di tante lamentele poi davvero ci sono ancora tanti e tanti che si danno da fare e bene per la scuola e attraverso la scuola per un sistema e per un servizio poi educativo ad ampio spettro. Benissimo, tutto questo ha portato all'incontro di oggi qui nel Teatro dell'Oratorio di Leno e vi presento un po' chi saranno i conduttori, quelli che faranno un po' e animeranno questo incontro e poi attraverso di loro la parola passerà ai protagonisti. Abbiamo, evidentemente già lo conosciamo, Monsignor Luciano Monari, e davvero grazie anche perché le corse non mancano mai, ma offre non solo il suo prezioso tempo, ma anche la sua esperienza anche di conoscenza della diocesi di Brescia. Abbiamo Nunzia Vallini dal Giornale di Brescia, che ci assicura attraverso anche la sua presenza non solo la capacità di moderazione, ma anche attraverso la sua cultura e la sua preparazione anche ci stimolerà per riuscire a muoverci attraverso alcune domande, proposte, provocazioni che sono arrivate e quanto poi il dibattito susciterà. E abbiamo anche Nicola, che da Leno ha fatto un po' il lavoro di raccogliere quanto attraverso il sito dell'oratorio, una parte del sito di Leno, dell'oratorio di Leno, chi voleva intervenire, portare, proporre, suggerire rispetto a quel video che Monsignor Luciano ci aveva lanciato per invitarci a questo incontro, ha fatto un po' il lavoro di raccogliere e indicare quanto di stimolante per la serata di oggi poteva essere per noi interessante. Quindi davvero grazie ancora e buona serata. Allora, grazie a Don Raffaele. Io personalmente è la seconda volta che partecipo a questo viaggio itinerante lungo la provincia che il Vescovo ha attuato in questo periodo. È la quarta tappa. Io ho vissuto quella scorsa a Villanuova, l'anno scorso ci eravamo trovati, e adesso qui a Leno, peraltro con un format inedito, e cioè che tutto è partito da un videomessaggio del Vescovo che ha suscitato un dibattito, sono giunte delle sollecitazioni al sito dell'oratorio, mi complimento perché è davvero una bellissima realtà che io non conoscevo, e Nicola che ci aiuterà poi a presentare le varie domande e sollecitazioni Vescovo Monari che le verranno rivolte da parte del territorio. Prima di cominciare, comunque io chiedo al sindaco se vuole raggiungerci per dare il saluto al Vescovo. Cristina Tedaldi, eccola qua, e anche al Vescovo. Prego. Eccellenza Reverendissima, è con grande emozione e gioia che a nome di tutta la comunità di Leno e di parte della Bassa Bresciana le porgo il nostro più caloroso saluto di benvenuto. È un onore averla oggi qui con noi, ma soprattutto averla qui col mondo della scuola tutto rappresentato. Un momento importantissimo, un momento di grande valore per tutta la nostra comunità educativa,
che mette ancora una volta in evidenza la sua grande sensibilità nei confronti del mondo della scuola e di tutte le agenzie educative. Il Concilio Vaticano II, per noi, che per noi cattolici rappresenta ancora sicuramente una fonte sicura di magistero, proclama che tutti gli strumenti educativi, che fra tutti gli strumenti educativi un'importanza particolare riveste la scuola, che in forza della sua missione, mentre con cura costante matura le facoltà intellettuali, sviluppa la capacità di giudizio, promuove il senso dei valori, prepara la vita professionale e, generando un rapporto di amicizia tra alunni di indole e condizione diversa, favorisce la disposizione reciproca a comprendersi. Comprendere, appunto, dialogare, ascoltare, riflettere, credo che siano queste le azioni più importanti che ognuno di noi, a vario titolo, deve mettere in campo per raggiungere quello che, secondo me, è il fine più importante e più alto della scuola, che è quello di far crescere uomini e donne liberi e responsabili. E poi, come ci dice anche Papa Francesco, è quello di sviluppare il senso del bene, del vero e del bello, che non sono mai momenti distinti, ma che sanno essere, devono intrecciarsi fra di loro. Quindi ancora grazie davvero, Sua Eccellenza, per la sua presenza e per la sua visita, perché sono certa che sarà un momento significativo di confronto e di ascolto. Grazie. Grazie al Sindaco Tedaldi. Scuola dunque, quindi il dirigente scolastico Evelina Ravelli. Come mi hai chiamato? Evelina. E so Ermelina. Ermelina. Ovviamente matita rossa, no? Giustamente, e poi il voto. Allora, buonasera, certo un bellissimo incontro, io porto il saluto di tutta la comunità scolastica della Bassa, sono io solo perché sono la più anziana in tutti i sensi, scolastica, anagrafica ed etc. Allora, la scuola è una baracca, la chiesa è un baraccone. I ragazzi a scuola portano dentro tutto il disagio, tutte le belle cose, ma portano tutto. Ciò che vivono in famiglia, ciò che vivono in società, ciò che vivono insomma in generale. Come? Lo portano anche all'oratorio, lo portano anche nella scuola, nella chiesa insomma. Quindi gli operatori della chiesa, gli operatori della scuola sono in prima linea proprio con questi nostri ragazzi, in prima linea e mi auguro in una prima linea, diciamo, con le ali della libertà, ma una libertà che deve sempre essere la libertà mia quando non cozza, quando non è di ostacolo alla libertà dell'altro. Noi siamo scuola superiore, siamo la scuola con maggior tasso di studenti di non lingua italiana. Quindi, quanto diceva prima il sindaco, l'incontro, culture diverse, modi diversi, nell'ora di religione, e qui i miei docenti, ascoltatemi, non vi sgrido oggi, ci sono tutti, l'ora di religione deve diventare l'ora dell'inno alla convivenza delle differenze. E va il plauso a molti docenti di religione e penso di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi della Bassa, che grazie alla loro formazione, al loro modo, anche tanti ragazzi che non farebbero l'ora di religione, tra l'altro siamo la scuola con maggior tasso di frequenza dell'ora di religione, si fermano proprio grazie, diciamo, a questa disponibilità, formazione e cultura dei nostri docenti laici. Il vero laico era un prete che ho avuto fino a qualche anno fa, era l'unico più laico dei laici, che era Don Frattini, mi spiace non averlo, ma aveva un grande modo di trattenere più dei laici, però adesso non posso sgridare i laici perché sono messi lì, però sono, diciamo, via lei basta i sé. Ecco, comunque il cammino, la scuola può essere un oratorio laico, il cammino scuola come diciamo luogo di educazione e formazione non può avere un ponte forte con la Chiesa in tutte le sue sfaccettature. La crisi della Chiesa, la crisi della scuola devono, per superarla, per riavvicinare
diciamo, ragazzi e famiglie, penso che debbano fare un percorso con molti obiettivi in comune, nel rispetto delle differenze, ma dobbiamo camminare insieme. Grazie per la sua presenza. Come vede, Vescovo, le sollecitazioni sono già arrivate coi saluti, quindi qui diventa lunga, diventa lunga. Monsignor l'abate, a questo punto, Monsignor Palamini. Benvenuto. Grazie. Il mio è proprio solo un benvenuto, siamo negli ambienti della parrocchia, quindi mi pare giusto che coloro che sono qui a presiedere, quindi io parlo anche a nome di Don Davide, che è il responsabile primo in questo ambiente, che cerca di tenerlo nel modo migliore affinché avvengano questi dialoghi tra culture, tra religioni, tra professionisti vari, insegnanti di ogni tipo, in modo che si diventi insieme. Una volta si parlava delle agenzie educative che si devono tra di loro coordinare per fare il bene dei ragazzi. Quindi io semplicemente do il benvenuto al Vescovo, a coloro che coordinano, ai dirigenti scolastici, al sindaco, agli insegnanti, a tutti i presenti, e ringrazio perché avete scelto questa sede per compiere questo incontro, che senz'altro diventa un incontro molto importante, che fa fare sicuramente un salto di qualità anche a questa professione educativa, che è missione, no? Quindi far crescere le persone e fare in modo che acquisiscano la vera libertà, che non è, penso, soltanto il rispetto della libertà dell'altro, ma è proprio l'imparare a vedere, scegliere e compiere il bene, non solo quello individuale, ma quello comune. Quindi grazie Eccellenza, grazie a tutti voi della presenza, che date onore al nostro ambiente e alla nostra parrocchia. Grazie Giovanni. Grazie mille. Dunque, quindi, tutto comincia con un invito e un video messaggio. Io prego la regia, perché abbiamo anche una regia, ci sono sempre quelli dietro le quinte che lavorano per tutti, ecco, prego la regia di riproporci il video messaggio del nostro Vescovo. Un saluto affettuoso e un invito all'incontro che avremo a Leno e nel quale a me interessa prima di tutto ascoltare, cioè capire il cammino che voi state percorrendo e quello che per questo cammino può fare la Chiesa insieme con tutte le altre agenzie educative, così le chiamano, insieme con la scuola, insieme con le famiglie, insieme con le parrocchie, con tutte le realtà che possono aiutare in questo cammino. A me interessa molto che crescano delle persone consapevoli di se stesse e libere. Mi interessa la libertà delle persone perché la fede è necessariamente un atto libero. E se non è libero, non è nemmeno un atto di fede. E siccome a me interessa il cammino di fede delle persone, mi interessa questa libertà che bisogna conquistare con la conoscenza, con la riflessione, con l'autocritica, con i rapporti di dialogo sinceri con gli altri. E nell'incontro, appunto, cercherò soprattutto di ascoltare e di vedere che cosa mi è possibile fare, che cosa è possibile fare alla Chiesa per rendere il cammino delle persone, dei ragazzi, dei bambini, ma anche evidentemente degli adulti, perché nessuno è escluso da questo cammino, il cammino verso la libertà, la consapevolezza, la responsabilità dei propri pensieri, delle proprie decisioni e delle proprie azioni. Auguri e arrivederci. Eccoci. Vescovo, lei ha detto vengo ad ascoltare e ha già ascoltato qualcosa, no? Un po'. Le sollecitazioni ce ne sono state, prima del sindaco e poi anche del dirigente scolastico, che ha parlato di baracche e di baracconi, ma di grande bisogno di trovare un modo per lavorare insieme e fare di queste agenzie formative la formazione vera, quella con la F maiuscola, quella alta, che sia atto di libertà oltre che di fede.
A queste sollecitazioni cosa si sente di dire? Questo inno anche alla convivenza delle differenze e anche chiesa e scuola pur nelle differenze, no? E questo percorso comune è possibile, resta un obiettivo dichiarato, poco praticato dal suo osservatorio? Sì. Infatti dicevo, però ha già ascoltato, quindi risponda a quello che ha ascoltato finora, poi ascolterà ancora. Il discorso fondamentale del dialogo e della collaborazione, della corresponsabilità, del lavoro insieme è evidentemente decisivo. La persona umana non è fatta per essere separata dagli altri. Nessuno di noi può vivere una vita senza legami. Se sono arrivato alla mia età, lo debbo naturalmente ai miei genitori che mi hanno messo al mondo, ma non solo mi hanno messo al mondo, ma per una ventina d'anni mi hanno mantenuto e accompagnato. E in quel cammino di formazione io sono debitore a tutta una serie di insegnanti, a tutta una serie di realtà della scuola che ho vissuto nel mio paese, degli amici con cui ho condiviso il cammino. E se uno va avanti si rende conto che nessuno di noi è effettivamente un'isola e nessuno di noi si è formato da solo. Ci siamo formati, siamo diventati delle persone umane adulte e reagendo alla presenza degli altri, reagendo in positivo, nella collaborazione, nell'ascolto reciproco, qualche volta anche litigando e contrapponendoci, ma è attraverso tutto questo tessuto che la persona umana diventa adulta, diventa cosciente di sé e responsabile. E l'incontro con l'altro ha sempre qualche cosa di problematico, perché per definizione l'altro non sono io. E quindi quando mi incontro con l'altro sono costretto a fare i conti con qualcuno che è diverso da me, che ha delle idee o degli interessi o dei problemi o delle preoccupazioni che non sono esattamente le mie. La tendenza a possedere l'altro e a farlo diventare uno strumento per il mio successo, questo qui ce l'abbiamo tutti, ma questo ce l'ha anche lui. E quindi mica si lascia strumentalizzare facilmente. I contrasti nascono inevitabili in una dimensione di questo genere qui. E poco alla volta bisogna imparare il confronto che sia positivo, che contenga dentro anche il rispetto dell'altro e l'arricchimento che la differenza dell'altro mi può procurare. Perché se mi trovo davanti uno che ha un'idea diversa, sono costretto evidentemente a verificare la mia idea, a vedere se è semplicemente un'idea che mi è passata così per la testa in modo casuale o se ci sono delle motivazioni. Se quando io faccio un giudizio, cioè dico le cose stanno in questi termini qui, ho le motivazioni per farlo, cioè se ho i dati che sopportano e giustificano le cose che io dico. E il fatto di confrontarmi con uno che la dice diversamente mi costringe a fare questo esame qui. Mi costringe a diventare più consapevole di me. E quel discorso della libertà suppone questo. Perché altrimenti uno può avere l'impressione di essere libero. Ma in realtà pensa in funzione del pensiero comune. Pensa secondo quello che si pensa, che tutti pensano. Che è politicamente corretto, il politicamente corretto propone, se non c'è questa capacità di ritornare su se stessi, di verificare, di criticare le proprie idee. E dicevo, il confronto con gli altri è quello che ci obbliga quotidianamente a fare questo lavoro qui. E lo si può anche evitare e tirare via questo lavoro. Se uno il rapporto con gli altri lo pone come un rapporto di allontanamento. Non li voglio vedere, non voglio fare i conti con loro,
non voglio prendere in considerazione i loro interessi che sono diversi dai miei. È possibile anche questo nella società dell'uomo. L'uomo può fare anche questo. Ma questo vorrebbe dire bloccare la propria crescita. Vuol dire rimanere bambini, vuol dire rimanere infantili, rimanere con alcune idee senza sapere perché le abbiamo, perché le consideriamo vere, perché ci impegniamo in quella direzione lì. E quindi non credo che sia degno dell'uomo la scelta di rimanere bambino, la scelta dal punto di vista della testa e del cuore, cioè la scelta di non crescere e di non misurarsi. Credo che nella scuola, ma anche in tutte le realtà, oratorio o tutto quello che volete, dove questi incontri con gli altri si verificano, il cammino deve necessariamente andare in quella direzione lì, e tutti quelli che tentano di fare questo cammino su di sé, perché è un cammino che dobbiamo fare ciascuno su noi stessi, diventano capaci di aiutare anche gli altri a fare questo cammino qui. L'educazione, diceva Maritain, assomiglia all'arte della medicina. Io ti do degli strumenti che ti aiutano a guarire, ma chi guarisce è il tuo organismo. Deve essere l'organismo che con la provocazione delle mie medicine reagisce a una condizione di malattia e vince e raggiunge la sanità. È lo stesso nella educazione. Io non posso fare il cammino al posto degli altri. Posso dare delle pillole di verità, di saggezza, che obbligano l'altro a pensare. Se l'altro le prende e pensa e riflette su se stesso, poco alla volta cresce. Cresce lui. Io l'ho provocato. Io sono stato in qualche modo l'interlocutore che lo ha fatto uscire da alcune abitudini mentali e lo ha costretto a misurarle. Ma è lui che deve crescere. Non si tratta di mettere dentro le mie idee alla sua testa, perché questo evidentemente lo mantiene in una condizione di inferiorità. Si tratta di provocare quella capacità di riflessione e di amore che c'è nel cuore dell'uomo, perché è da capacità potenziale diventi realizzata, diventi effettivamente pensiero, emozione, sentimento, relazione, decisione, comportamento, verifica del comportamento, nuova decisione e così via, che è il processo della vita umana. Grazie, quindi libertà come diritto, ma anche come responsabilità. Okay. E le agenzie come possono essere appunto la scuola, è stato evocato ma non citato Montesquieu, aiuta anche a comprendere che la libertà di ciascuno poi finisce a un limite, che è laddove comincia la libertà degli altri, e poi qui bisogna capire chi lo stabilisce questo limite, scopo perché che dice il limite è quello lì, lo dico io, lo dice lei, ma comunque è il dibattito, ma non usciamo dal seminato. Dunque, le sollecitazioni ci sono state, ma ce ne sono anche tante altre che hanno preparato gli amici dell'oratorio di Leno. Nicola, com'è stato questo, dato l'appello, voi avete detto, qualcuno ha qualcosa da dire al Vescovo? Il Vescovo dice viene e è pronto ad ascoltare, quindi noi dobbiamo parlare. Cos'è nato? Valanghe di materiale è arrivato sul nostro sito oratorioleno.it e noi abbiamo svolto un po' il compito di filtro, o meglio di dare un'organizzazione un po' più strutturata a tutto quel materiale che è arrivato. Ora, il materiale era di diverso genere, file audio, file video, potete vedere sul muro dei resoconti, dei lavori di gruppo dell'infanzia o delle testimonianze scritte, degli spunti scritti. Tutto questo materiale verrà poi comunque girato all'ufficio per l'educazione, alla scuola e all'università, in modo che sarà a sua disposizione nel caso in cui voglia approfondire sicuramente queste tematiche. Però noi abbiamo scelto qualcosa. Noi abbiamo scelto alcuni spunti di natura intrinseca
diversa, nel senso che abbiamo voluto avere una panoramica il più completa, il più trasversale possibile, sia per natura proprio delle tematiche di cui stiamo parlando, che delle fasce di età che siamo andati a selezionare. Questo perché volevamo avere una panoramica il più completa possibile. Prima di lasciare spazio a queste sollecitazioni, è bene avere due direttrici per orientarci un po' meglio nel lavoro. La prima è quella che abbiamo deciso, questa scelta è stata condivisa da tutto il gruppo di lavoro, di avere la parte di materiale giunta dalle associazioni piuttosto che dagli istituti scolastici, l'abbiamo rilasciata in forma assolutamente completa, senza alcun tipo di censura, mentre la parte più personale abbiamo deciso di tenerla in forma anonima per come ci è giunta, senza quindi andare a inficiare assolutamente quello che vuole essere il messaggio. Seconda direttrice, che forse è anche una riflessione che si può legare col suo discorso di prima, è quello che la quasi totalità del materiale ci è giunto da agenzie educative dedicate prevalentemente alla fascia dell'infanzia e della primaria, tralasciando un po' quella che poteva essere la fascia della scuola secondaria o degli adolescenti, post-adolescenti e giovani. Questo ci ha lasciato non interdetti, ma ci ha spinto a una riflessione. Come diceva lei prima, forse che la fede sia una cosa da bambini e sia un po' aliena all'uomo inteso come artefice della storia, questa è un po' la domanda che si lega al suo discorso e che potrebbe essere un ulteriore spunto, insomma. Io però su questa domanda, insomma, mi piacerebbe una risposta già subito, Vesco. Allora, la fede è una questione da bambini? Non mi guardi così. Però la domanda è troppo ghiotta per lasciarla cadere così. Caro mio, quanto tempo avete? Allora, sono un po'. È il cammino dell'uomo nella sua vita ha alcune dimensioni che sono le dimensioni fondamentalmente del tempo. Sono il passato e quindi la memoria, il futuro e quindi la speranza, è l'attività del presente e quindi fondamentalmente l'etica. L'uomo vive di memoria e tutto quello che la scuola trasmette è la memoria. È attraverso generazioni che gli uomini hanno imparato a leggere, scrivere, fare di conto, a fare le scienze, a inventare la matematica, a scrivere poesia o produrre arte e tutte queste cose. E la scuola ci trasmette una memoria. Siccome mi trasmette quella memoria, io parto con un patrimonio che è straordinario, è il patrimonio che l'umanità ha messo dei secoli a costruire e che io prendo come una ricchezza per partire. Ho davanti a me la speranza. Quando si va a scuola, evidentemente si va a scuola in vista del futuro, in vista della propria professione, in vista del contributo che con la mia professione darò alla società. Parteciperò a quella trasformazione del mondo che è continua, è inevitabile. La società non è mai statica. Le trasformazioni sono continue e evidentemente vanno verso un futuro che noi speriamo sia un futuro migliore, che vogliamo che sia un futuro, che scegliamo di orientare in una direzione che secondo noi è arricchente per l'uomo. Quindi l'uomo vive di questo e in mezzo c'è tutto il suo cammino quotidiano, che è il cammino dell'etica, di quello che è giusto fare per realizzare quel futuro che noi desideriamo, che sia bene per tutti, che sia un bene comune e non individuale contro gli altri. E desideriamo questo, e allora impariamo quali sono i comportamenti che ci permettono di vivere in società in modo rispettoso, in modo da non usare violenza o
disprezzo nei confronti degli altri, ma invece di costruire quello che arricchisce tutti nello scambio, nella collaborazione e così via. Ok? Questa è la struttura della vita dell'uomo. Che cosa ci mette la fede? Ci mette questo. La memoria, vivo di memoria. Che cos'è questa memoria? Che colore ha? Che valore ha? La fede dice, la memoria è l'amore con cui Dio ha creato e ha amato il mondo. Tutto quel patrimonio che costituisce la memoria dell'uomo ha alla radice, non è un patrimonio così avvenuto per caso, ha alla radice l'amore originario di Dio che ha voluto l'uomo, che lo ha voluto intelligente, che gli ha dato le capacità per conoscere il mondo, per arricchirsi progressivamente attraverso tutto il suo sforzo di cultura, di civilizzazione e così via. Aggiunge questo la fede. La speranza, che cosa aggiunge la fede alla speranza dell'uomo? Aggiunge questo, che quale che sia il futuro, io ti garantisco che non esisterà un futuro che ti impedisca di realizzare la tua umanità in pienezza, di costruire una esistenza che abbia un senso pieno di valore umano e umanizzante. Quindi dà a quella speranza un contenuto, come si dice, trascendente, nel senso che io non so se tra 10 anni saremo più ricchi o meno ricchi dal punto di vista del PIL, non so se tra 10 anni saremo politicamente più equilibrati o più giù, non lo so, però so che tra 10 anni, quale che sia la situazione, la possibilità per me e per voi di vivere umanamente il cammino della nostra esistenza ci sarà offerta lo stesso, l'avremo. In quella direzione lì potremo andare. Questa speranza è una speranza che ci accompagna sempre. E in quel cammino in mezzo dell'etica, la fede dice, è quello che devi fare fondamentalmente è una cosa, amare. Amare vuol dire volere il bene tuo e degli altri. Volere il bene tuo e degli altri. Qualunque cosa tu faccia, che tu ti metta a lavorare, che tu ti impegni in politica, che tu passi un weekend per sollevare lo spirito, che tu vada alla partita o tutti sti accidenti qui, qualunque cosa tu faccia, lì dentro c'è una possibilità di amore da realizzare. Delle volte sono scelte enormi, delle volte sono quelle simpatiche del darsi la mano, del passare insieme un pomeriggio da amici, ma c'è questo. E qualunque cosa tu voglia, devi, questo è l'imperativo categorico dal punto di vista della fede, devi cercare di trasformarlo in amore. Quindi non credo che sia roba da bambini, credo che comprenda la struttura della vita umana dandole una ricchezza di significato profonda, trasformando, dando alla memoria il significato dell'amore creativo di Dio, dando alla speranza il significato della promessa che Dio ha fatto agli uomini della vita, dando all'etica il significato fondamentale dell'imparare ad amare. A questo bisognerebbe aggiungere qualche cosa sul significato della vita sociale, dello stare con gli altri, ma qualche cosa l'ho detto prima e mi fermo lì. Grazie, grazie mille, davvero. Allora Nicola, da che parte cominciamo? Soddisfatto della risposta? Sicuramente sì, poi come diceva il Vescovo, questa risposta può aprire un dibattito immenso. Direi però di iniziare da una sollecitazione abbastanza importante. Signor Andrea Decca dell'AGE di Pralboino può salire sul palco, offrirà una propria riflessione, una propria lettura a partire da quello che dal filmato che ci ha mostrato, e con la sua associazione può questa lettura della realtà prevedere un po' cosa i genitori hanno da dire, cosa la famiglia ha da dire. Allora propongo alcune riflessioni che si integrano perfettamente con quanto sto detto finora.
Ogni agenzia educativa tendenzialmente segue la propria strada, preoccupandosi ognuna di raggiungere le rispettive finalità. E la collaborazione interattiva spesso è una cosa molto molto rara. Arrivano quindi messaggi spesso in contraddizione tra di loro, che creano parecchia confusione. Da un lato parliamo di rispetto, di amore, di aiutare il prossimo, e dall'altro si esalta la competizione, parola maledetta, la competizione. L'immagine è di successo in ogni attività, sia essa scolastica, sportiva o lavorativa. Come possono la scuola e la Chiesa creare una proficua collaborazione per formare persone complete nella loro umanità e davvero libere e coscienti delle proprie scelte? Abbiamo pensato che bisogna ripartire proprio da quello che è il fondamento della società, la famiglia. La famiglia è così spesso attaccata, bistrattata e trascurata dalle istituzioni. Giovani coppie lasciate a se stesse, che imparano sulla propria pelle ad allevare ed educare i figli in una società specializzata a creare solo consumatori e che ci insegna che valiamo tanto quanto sappiamo o possiamo consumare. A questo aggiungiamo che per vari motivi si è smarrito anche il senso della comunità e purtroppo anche nei piccoli paesi, non solo in campo civile ma anche religioso, e anche chi si ritiene cristiano spesso insegna pensa a te stesso e gli altri si arrangino. Bene comune non si sa più cos'è. Allora Chiesa e scuola dovrebbero stipulare davvero un patto non scritto, ma convergente sulla formazione dei genitori. E non bastano certo gli incontri per la preparazione dei sacramenti, a volte disertati o subiti. E non bastano certo gli incontri con gli insegnanti in occasione dei colloqui sul profilo scolastico dell'alunno. Bisogna inventarsi e creare spazi ed occasioni per fare qualcosa insieme, genitori e scuola. È anche vero che i genitori sono talmente presi dai loro problemi da quadrare il bilancio, il lavoro e fatica si lasciano coinvolgere. Vediamo che noi come associazione è difficile coinvolgere i genitori. Però allora bisogna comunque puntare su chi ha la buona volontà di impegnarsi. Perché questo impegno che qualcuno profonde diventi veramente lievito nella società. Quindi è importante che la Chiesa dia un sostegno all'associazione dei genitori, perché sono associazioni che, soprattutto come l'associazione dei genitori, che si ispira all'etica cristiana, cerca di formare l'uomo nella sua globalità umana e spirituale, e anche perché le associazioni si possono muovere trasversalmente nella società. Noi abbiamo una bella esperienza a Pralbuino, collaboriamo molto bene con la nostra azienda scolastica, collaboriamo con l'oratorio, con la parrocchia, collaboriamo con il gruppo sportivo. Cioè, se riusciamo a interagire, qualcosa di positivo si ottiene. Quindi ecco perché dicevo che è importante per la Chiesa promuovere queste realtà associative di genitori. Quindi, secondo me, questo può essere veramente un grande contributo che la Chiesa può dare e può offrire in primis alla scuola e quindi all'intera società. Grazie. Grazie ad Andrea Decca. Vescovo, famiglia, individuo considerato consumatore, dov'è il bene comune, cos'è il bene comune? Poi questa storia del lievito della società. Poi vedo che lei ha preso altri appunti, quindi insomma è articolata la sollecitazione. Io firmerei tutto, cioè non ho niente da cambiare nelle cose che sono state dette. Quindi quello che dico lo dico semplicemente come sottolineatura delle realtà. Allora, non c'è dubbio che la famiglia è un luogo di elaborazione di umanità unico e straordinario. Perché? Primo, perché nella famiglia si incontrano stirpi diverse. I cognomi del marito e della moglie sono diversi. E il tabù antico è proprio quello che impedisce di sposare i familiari. Bisogna andare a cercare il partner da un'altra parte. E la famiglia costringe a mettere insieme due tradizioni familiari diverse. Primo, la famiglia mette insieme età diverse, genitori e figli. Adesso anche, e spesso, nonni e qualche volta bisnonni.
e questo obbliga ciascuna persona a fare i conti con esperienze che non sono le sue, perché il bambino e i genitori hanno esperienze diverse, il bambino e i nonni, i genitori e i nonni idem, e costringe a questo dialogo tra le generazioni, costringe a un rapporto con gli altri che è giocato sull'amore e sulla, fondamentalmente sulla gratuità. Voglio dire che in famiglia, quando la famiglia opera, ciascuno ci mette tutto quello che è capace di metterci per il bene della famiglia e la famiglia gli dà tutto quello di cui ha bisogno, che è l'ideale della società e che non è mai realizzabile pienamente nella società. Da ciascuno secondo le sue possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Questo nella famiglia avviene. Quando uno è malato, gli altri se ne prendono cura. E si prendono cura di lui e gli permettono di superare, di passare questi momenti di fragilità in modo positivo. E non finirei più di ricordare tutti i valori che nella famiglia si elaborano. Il valore del dialogo, il valore della sincerità, della lealtà, il valore della promessa, della fedeltà alle promesse, all'impegno, della collaborazione, del prendere ciascuno qualche impegno per il bene di tutti. Insomma, questo qui è infinito e credo che sia abbastanza evidente se uno ci pensa anche solo sopra. Secondo, è il discorso dei consumatori, che Nunzia ha sottolineato, ma che effettivamente è corretto. Cioè, noi viviamo in una società che ci insegna a cercare la felicità nel consumo. Se io posso passare un weekend in un centro commerciale e girare tutte le possibilità che il centro commerciale mi offre, fermarmi al bar e al cinema, e ormai ci sarà anche la cappella, cioè posso fare lì effettivamente. Io vengo fuori contento, questo è l'annuncio della nostra società. E non lo discuto mica, è vero che consumare qualche cosa ci dà un'emozione, ci dà una consolazione, ci toglie qualche disagio e va bene. Ma la felicità dell'uomo non è nel consumo, la felicità vera dell'uomo è nella creatività. L'uomo diventa felice quando crea, produce qualche cosa di buono, di vero, di utile. Quando un artigiano è contento di avere fatto il pezzo che ha lavorato per 20 giorni, è contento, ha fatto una fatica cane a lavorare il suo pezzo, ma è contento perché lo ha prodotto lui, perché ci vede è la riuscita della sua fatica e del suo impegno. Ma quello che vale per l'artigiano vale ancora di più per i rapporti umani. Non esiste una felicità più vera che la felicità che nasce da riuscire a rendere felice un altro. Se uno riesce a rendere felice la persona con cui vive, vale lui, vale la capacità della felicità dell'altro, che è dal punto di vista umano una realizzazione immensa. Io prendo te come mia sposa, prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nell'assunto e nella malattia, al martirio, onorato tutti i giorni della mia vita. Oi ragazzi, se io riesco a fare questo per quella persona lì, per quella donna che ho sposato, io valgo. Valgo la sua sicurezza, la sua felicità. Io le ho trasmesso una sicurezza davanti a questo strano mondo nel quale di sicurezze ce ne sono poche. Però la sicurezza del mio amore, della mia fedeltà gliel'ho data. Su quello ci può contare, ci ha potuto contare. È questo che rende l'uomo consapevole del valore della vita umana e che lo rende felice. Anche il consumo rende felice. Ma il consumo rende felice per qualche istante. Poi, passato quel momento lì, uno torna ad avere bisogno di consumare ancora, di comprare ancora, perché il consumo è fatto così, è fatto così. È la creatività, è in tutti i livelli. A livello, dicevo, del lavoro, ma
A me interessa adesso il livello interpersonale, il livello sociale, della comunicazione. E lì l'uomo trova veramente la sua pienezza, quando riesce a costruire dei rapporti veri di amicizia, dei rapporti veri di amore, dei rapporti veri di collaborazione culturale, sociale, quello che volete. E su questo, e la famiglia gioca su questi valori qui. In famiglia si consumano anche esperienze, ma quello che fa l'ambiente familiare è l'impegno di ciascuno, l'impegno nel modo di parlare, nel modo di rapportarsi, di sorridere, di salutare al mattino o alla sera quando si torna, insomma, quelle cose che sapete meglio di me. Ma è la seconda cosa che mi interessa molto, quella del consumatore e del produrre, invece, dell'essere creatori. E ancora il discorso della comunità, ma questo lo avevo accennato all'inizio, è effettivamente si impara in famiglia a conoscere i meccanismi della comunità, dell'imparare a stare insieme, perché anche in famiglia le opinioni sono diverse e anche in famiglia gli interessi possono essere diversi. E ci sono tutta una serie di comportamenti che sono comportamenti oblativi. I sacrifici che fanno i genitori per i figli sono infiniti, però li fanno, e li fanno volentieri, e li fanno volentieri perché la famiglia è giocata sull'amore. L'amore rende significativo anche la mia rinuncia a qualche soddisfazione personale per i figli, per loro, il tempo che ci metto per accompagnarli, l'attenzione che ci metto ai loro interessi mentre avrei delle cose per conto mio da potermi godere. È educazione alla vita sociale questa qui. E quindi io non ho altro da dire se non che sono perfettamente d'accordo sulle cose che sono state ricordate, e che lavorare per la famiglia è effettivamente un lavorare per la società intera e per la maturazione completa, piena della persona umana. Vescovo Luciano, io mi permetto di chiederle una riflessione su un'altra cosa che ci ha detto Andrea Decca, e cioè ha parlato del lievito. Glielo chiedo perché a volte quando no, ci si trova di fronte a dei macro temi, uno pensa, vabbè, o c'è la massa critica che si muove verso uno sviluppo, verso un impegno collettivo, eccetera, ma quando questa grande massa non la si vede, o comunque la si vede, no, diminuire, eccetera, uno dice, ma insomma, ce la faremo, non ce la faremo. Ecco che arriva il concetto del lievito, perché il lievito, quando si impasta, ne basta veramente poco per fare effetto. Quindi l'impegno, no? Cioè, il lievito in questo percorso, nel percorso di crescita individuale e collettiva, è un concetto che mi piacerebbe riprendere, perché poi è quello che ci può dare davvero speranza. Quindi basta anche uno per trascinare un gruppo, o si deve aspettare che il gruppo si automaterializzi, ecco. Ma una volta il lievito era la parte della pasta che veniva messa separata da quella del pane e che si lasciava fermentare. Quindi era fatto dalla stessa... Non c'era il lievito di birra. Beh, c'era anche il lievito di birra, ma non si usava mica. Il materiale di cui è fatto il lievito è semplicemente il materiale della pasta normale, ma fermentato. Il problema è proprio riuscire a fermentare, cioè a fare in modo che ci sia una esperienza umana che trasmette attorno a sé una serie di input, di provocazioni, di testimonianze, di valori che suscitano ancora la fermentazione degli altri. E quindi il discorso va in quella direzione lì. Per quello che penso io, mi sembra che questo sia il discorso fondamentale.
il discorso fondamentale dell'amore. Dico così perché parlare dell'amore mi tormenta sempre un po', perché ho l'impressione che di non riuscire a farmi capire. Perché siccome è una parola dentro alla quale ci mettiamo dentro un po' di tutto, diventa difficilissimo il farlo capire. Ma quel filosofo psicologo che era Fromm, ateo, quando scriveva L'arte di amare, diceva che se uno vuole imparare ad amare, deve andare a bottega, come se vuole imparare a dipingere, deve andare da un bravo pittore, mettersi lì e vedere come fa, e imparare a usare i colori, i materiali, la tela, tutte queste cose qui. E se uno vuole imparare ad amare, deve fare lo stesso. Deve stare vicino a delle persone che sono capaci di amare. E prende su. Cioè gli viene la capacità di amare, gli viene, la capacità ce l'ha dentro, ma si sviluppa questa capacità di amare a contatto con le persone autentiche. Cioè quelle persone che non vivono di luoghi fatti, di parole banali, vivono di sentimenti veri e vivono di relazioni impegnative con gli altri, e si tratta di andare lì. E il lievito credo che sia questo qui. Il lievito è ogni persona umana nella misura in cui è autentica, in cui non vive secondo gli schemi fissati, ma in cui vive secondo le sue riflessioni, decisioni, responsabilità, si piglia le responsabilità delle decisioni che prende, delle azioni che fa. Ecco, quella è un lievito. E la famiglia, se vale il discorso di prima, è un luogo dove i genitori trasmettono quella ricchezza di umanità che loro hanno raggiunto, e quindi diventano per i figli una provocazione, e anche per l'ambiente intorno, nella misura in cui una famiglia è in relazione con altre famiglie, in relazione con altre esperienze umane di gioia o di sofferenza, di realizzazione o di fragilità, che sono quelle della nostra vita quotidiana. Il concetto della famiglia come lievito doc. Cosa dice? Va bene? Perfetto. Allora Nicola, proseguiamo. Proseguiamo, e il prossimo contributo è una clip video e due brevi note. In primo luogo, questo può sembrare una cosa un po' più simpatica. In verità abbiamo deciso di mantenerla anonima perché nasconde sicuramente un travaglio interiore di questa persona. E allora vogliamo, così destiamo un po' anche l'attenzione degli insegnanti, che ho visto numerosi, vediamo un po' in maniera provocatoria cosa ci suggerisce questo nostro amico. Chiedo alla regia di far partire la clip. Buona serata a tutti. Sono un ragazzo di 18 anni e molte volte ho avuto a che fare con insegnanti non credenti e che addirittura denigrassero la Chiesa. Non vi nascondo che è stato imbarazzante e anche frustrante. Mi sono sentito molto spesso giudicato. Vorrei chiedere al Vescovo, come anche alle persone che sono lì presenti, come poter facilitare il dialogo e il confronto con gli insegnanti, in questo caso credo distanti dal loro ruolo educativo e anche prigionieri delle loro idee, del loro malessere o della loro storia. E questo vale anche dal punto di vista delle idee politiche. Ho preferito, scusatemi, utilizzare questa modalità modificando la voce perché questa esperienza mi ha fatto molto soffrire, quindi non vorrei essere riconosciuto. Grazie ancora. Insomma, direi che carne al fuoco ce n'è. Ciano. Ha ragione Nicola, sicuramente prima un grande problema vissuto in un'aula, in una scuola, però è prima... E apre davvero un tema generale, no? Perché poi chi forma i formatori? Io ritorno sulla questione della maturità.
se una persona è matura, nel rapporto con gli altri non si lascia mai prendere dall'istinto di possedere, cioè di fare l'altro a propria immagine e somiglianza, di costruirlo secondo le proprie idee o valutazioni. Sa invece, se una persona è una persona matura, è proporre una visione della vita, ma è con il rispetto infinito dell'altro e del cammino che l'altro sta facendo. Mai con disprezzo, mai con la presa in giro. La presa in giro evidentemente non funziona, dice più su quello che la fa che su quello che la riceve. Quindi, ma questo discorso qui diventa il fatto che a scuola si incontrino insegnanti un pochino di tutte le visioni del mondo, questo può creare effettivamente qualche disagio, ma è anche una provocazione positiva. Nel mio liceo io avevo come insegnanti di latino e di greco il segretario della Democrazia Cristiana della provincia di Modena. Avevo in filosofia un insegnante marxista che veniva da Messina. C'erano tutti e due nella nostra classe. Tutti e due, evidentemente, ciascuno non è che avessero le stesse idee dal punto di vista della visione del mondo e neanche dal punto di vista politico. Era candidato del Partito Comunista, è stato una volta candidato del Partito Comunista, quello di filosofia. Però la possibilità nostra di essere noi stessi, questa ce l'hanno data. Cioè, eravamo in buona parte credenti allora, cristiani, frequentavamo. Però questo qui non ha creato difficoltà con l'insegnante di filosofia e non ha creato sottomissione o simili con l'insegnante di latino e di greco. Cioè, io credo che il gioco sia quello della maturità. Se una persona è matura non ha bisogno che l'altro gli dia ragione per essere tranquillo lui, per dire che è bravo, che è riuscito a conquistare. Ha invece il desiderio grande di aiutare l'altro a pensare, come dicevo all'inizio, quindi dargli gli strumenti perché possa crescere lui a partire dalle sue scelte libere di posizione. Capisco però che questo qui non è facilissimo. Non è facilissimo perché non è facilissimo essere persone umane mature. Siamo tutti un pochino immaturi, ci portiamo dietro dell'adolescenza che deve ancora essere elaborata, che deve ancora essere superata. Però dobbiamo andare in quella direzione lì. Grazie. Speriamo che l'esperienza del ragazzo possa essere circoscritta. Un'eccezione, esatto. No? Un'eccezione che conferma una regola, certo. E comunque merita. Merita attenzione sicuramente. Merita attenzione perché in me quello può succedere. Possiamo proseguire? Proseguiamo? Direi di chiamare il signor Lorenzo Merlo. Che rappresenta? Rappresenta l'oratorio di Gambara, una realtà sicuramente importante sul territorio. Vediamo scritto nella locandina l'incontro tra scuola e territorio. Allora perché non dar voce anche a quel... Attenzione, abbiamo anche un insetto. Quello che sicuramente... è una parte integrante di quelle agenzie educative di cui ci richiamavamo all'inizio. Prego, allora, Lorenzo. Buonasera. Allora, più o meno qualcosa ha già risposto a quello che vorrei dire. Questo è un po' il limite di parlare quasi per ultimo. Però quello che avevo preparato ormai, anche perché sono stato avvertito lunedì sera che dovevo parlare oggi, quindi diciamo che mi devo inventare un po'. Allora, essendo anche responsabile dell'oratorio di Gambara, e sono anche comunque anche insegnanti di religione a Gottolengo e Montichiari, diciamo che ho la visione un po' magari su due campi con i nostri ragazzi, e una delle cose secondo me un po' drammatiche è che i nostri ragazzi non sognano più nel senso all'oratorio, per esempio non trovo più nessuno che vuole giocare in Serie A,
Lo so che potrebbe essere un sogno, diciamo, limitato, però almeno un obiettivo dovrei averlo. Ragazze che vogliono diventare ballerine o cantanti, praticamente non ce ne sono più. Allora io vorrei passare da la scuola che sogno a una scuola che fa sognare, nel senso che non dobbiamo far addormentare i nostri alunni, qualcuno magari ce la fa anche, però. Allora, una scuola che fa sognare, in questo senso, perché adesso io vorrei rivolgermi a lei, Eccellenza, come profondo conoscitore della scrittura, dove sappiamo che nella scrittura il sogno è molto importante. Dio tante volte si rivela nel sogno e rivela la sua volontà e quindi rivela anche chi siamo noi. E allora, a nome di tutti gli altri insegnanti, vorrei che lei ci insegnasse a essere uomini del sogno, cioè far nascere nei nostri ragazzi il desiderio veramente di scoprire chi siamo. Perché un giorno ho accompagnato una terza media a vedere una scuola superiore, per carità, è stato veramente un bel incontro, però mi ha lasciato un po' perplesso il fatto che un insegnante ci ha salutati dicendo che se scegliete questa scuola sicuramente avrete uno stipendio di 1.500 euro. Ok, ci può stare, ma lì facciamo coltivare il sogno ai nostri ragazzi, oppure mettiamo come obiettivo appunto soltanto quello che possiamo prendere. Ecco, mi piacerebbe, e poi chiudo, che i nostri ragazzi vivessero con le parole dei Negramaro, che è un gruppo musicale non propriamente ecclesiastico, però comunque però usiamo tutto, dove dice: ho imparato a sognare e non smetterò. Grazie mille. Grazie Lorenzo. La capacità di sognare, recuperare questo grande dono, che poi anche di creare, quindi. E credo che si leghi con quello che avevo detto all'inizio a proposito della speranza. Cioè, l'uomo non vive mai solo del presente. Il futuro è una dimensione decisiva della sua esistenza, perché il futuro determina molte delle scelte, degli orientamenti e dei valori che spingono una persona ad agire. E allora riuscire a sognare vuol dire riuscire ad avere una speranza che sia solida e che rimanga solida anche attraverso gli alti e i bassi della vita, attraverso i momenti di euforia e anche attraverso i momenti di depressione, perché l'uomo vive gli uni e gli altri, secondo le età diverse, cambiando l'età cambiano anche, però li deve vivere tutti e deve riuscire a trovare una speranza che sopravviva a tutte le circostanze che la vita gli può mettere davanti. E credo che io non ho delle altre risposte oltre a quelle che dicevo prima, che il problema fondamentale è percepire la propria vita come una incessante crescita verso una pienezza maggiore di conoscenza, di amore, di comunione, di libertà, di autenticità. Dopo ci stanno dentro tutti i segni concreti, i sogni concreti, che sono quello della mia carriera, quello del costruire certi tipi di relazioni con gli altri e così via, ci stanno dentro tutti. Ma quello che in tutti i modi rimane è la speranza nella mia possibilità di diventare una persona umana vera. Non c'è niente di più grande di questo. Dal punto di vista cristiano questo vuol dire anche diventare immagine e somiglianza di Dio, il desiderio fondamentale deve essere quello di diventare una persona umana piena, autentica.
e sapendo che questo non è mai un cammino finito, che avrà bisogno continuamente di rinnovamento, di nuove partenze, quello è il sogno grosso. Se c'è questo sogno qui, allora gli altri sogni acquistano una solidità molto grande. Però credo, e questa è l'altra cosa, che fare nascere un sogno di questo genere qui in un ragazzo è capace solo la persona umana formata, perché gli viene il desiderio di fare come lui, di essere come lui. Cioè, se c'è una persona che umanamente è ricca, questo provoca dei desideri e quindi provoca dei sogni, li mette in movimento. Poi è vero che nella società questo può incontrare degli ostacoli che li addormentano, i sogni, questo è vero, e il discorso del consumismo tende a riportarli ai 1500 euro, poi al vestito sempre più bello, firmato, cambiato, tutti questi accidenti qui che conoscete meglio di me. Però lì non c'è rimedio se non l'esperienza personale di gioia nel vivere il proprio impegno di maturità umana e di gioia nel vedere un'altra persona che ammiro e che fa questo cammino qui. Io non so se ci siano altri modi per suscitare dei sogni autentici, sogni belli, quelli che fanno crescere l'uomo, che ci sono e che sono fondamentali. Grazie Vescovo Luciano. Io tra l'altro stavo leggendo quello che alcune domande che le rivolgono gli alunni e le alunne delle classi quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di Manerbio, e qui traspare il sogno di questi bambini che poi parleranno, cercheranno di interloquire col bambino che è in lei, perché ci sono delle domande serie che io le farò a loro nome. Ma prima di passare a questo, che poi è il, diciamo così, magari su questo poi chiudiamo e magari diamo anche spazio a qualche domanda se c'è una sorta di fuori programma, perché lei ha ascoltato cose registrate, documenti, cartacei eccetera, ma abbiamo anche delle testimonianze in vivo. Abbiamo creato una bella unità, cioè una sorta di tra passato, presente, futuro, memoria e speranza. Vediamo se siamo capaci di rompere questo momento. Prima ho sentito che il docente insegnava a Montichiari, giusto? Allora mi collego perché abbiamo ospiti due ragazze che provengono dallo Sri Lanka, due studentesse universitarie che sono ospiti della scuola Tovini Kolbe. Le invito a salire sul palco per vedere un po'. Chiamiamo anche Don Davide. La nostra traduzione rimarrà attiva. Ah, che fa l'uomo del monte, okay. Che sta al buio, ma è là, l'abbiamo visto. Perché giustamente le ragazze parlano solo in inglese. E noi non ci fidiamo del nostro inglese, per cui ci appelliamo. Buongiorno. Buongiorno. May you speak to the mic? Prego. Close to the mic. Honorable Bishop and the participants of today's forum. Onorevole Vescovo e partecipanti a questo forum. Thank you for having us here today. It is an honor to be a part of a forum as such. Grazie per averci ospitato, è un onore poter mandare un messaggio a voi. I'm Dilshani Upwatta from Sri Lanka and I'm currently involved in the EduChange project at Tovini Kolbe School in Montichiari. Mi chiamo Dirshan, vengo da Sri Lanka e sono coinvolto in un progetto con la Tovini Kolbe di Montichiari. And in this project we work with the primary and the secondary students of Tovini Kolbe, changing, not only teaching them English language, but sharing our culture with them, in the meantime becoming a part of their culture as well. Ecco, ci rivolgiamo alle scuole primaria e secondaria, se ho ben capito anche secondaria. Il nostro progetto riguarda non solo un insegnamento della lingua inglese, ma vorremmo avere uno scambio di cultura tra la cultura italiana e quella dello Sri Lanka. Because as it has become evident through recent activities in the world, it is very important that we open up a dialogue across cultures. So by facilitating the project of EduChange, I think Tovini Kolbe has facilitated to open up communication across cultures, to breed culture harmony. Pensiamo che sia importante poter aprirci a uno scambio di culture, quindi questo è un po' il senso del nostro progetto. Ho riassunto. And through this project, not only the students,
But many people get to experience a different culture, and they have been very welcoming. And I would like to thank the headmaster, the staff, the teachers, students, and also the parents for accommodating us and giving us this opportunity to share our culture and to experience a different culture. Okay. In questo progetto sono coinvolti non solo gli studenti, ma anche molte altre persone, i genitori, ci hanno comunque anche ospitato, ci siamo sentite molto accolte e vorrei per questo ringraziare anche il responsabile della scuola e comunque le persone che si sono interessate alla possibilità di creare questa condivisione di culture. And it is my wish that other schools in Brescia also facilitate similar projects so that we can breed cultural harmony starting from the students and continuing up to the adults. Ok, il mio sogno è quello che questo progetto possa comunque in qualche modo poter continuare. Thank you. Grazie. So, as Dilshani said earlier, we are very grateful for the school, the headmaster and the CEO, Paolo, and all the other teachers and students and parents for helping us out to make this project a success. And Dilshani and I, I'm Rishini. Mm-hmm. Io sono Rishini, anch'io ringrazio Paolo, che è il responsabile della scuola, e l'altro responsabile con lui di questa opportunità che ci è stata data di condividere la nostra cultura. Both of us have just finished our university degree, so after the degree we got involved in this project through the organization called ISAC, and ISAC in Brescia and ISAC in Sri Lanka in our university, so we came through ISAC. Ecco, siamo stati coinvolti dopo la nostra laurea in questo progetto che si chiama ISAC, io non so cosa voglia dire, che ci sia in Brescia che nello Sri Lanka. This is a student exchange program. Ok, è un programma di scambio degli studenti. Okay. And I think it's really important to experience for both us and the people in Italy to exchange two cultures. So in school we teach about the environment to both primary and secondary students. Ok, è importante questo per, diciamo, la condivisione della nostra cultura. Nelle scuole primarie fanno molto riferimento all'ambiente, all'environment, ambiente, ok. From 8 to 1 or 8 to 2 we have school, and after that the students invite us for dinners and lunches, and then they take us to sightseeing, so we get to interact with the people a lot. Questo è un po' in difficoltà a tradurlo, comunque sembra aver capito che riguarda non solo un'esperienza dal punto di vista scolastico, ma sono coinvolte anche altre realtà. Parlava del poter mangiare assieme, quindi di poter passare anche altre esperienze assieme, anche in orari che non sono solamente quelli scolastici. And so far it has been amazing, and we have 4 more weeks to go. I hope it'll be amazing. È stato molto bello, ancora 4 settimane e poi... And we are thankful for everybody, and both of us wish what you are aiming to do here will be successful. Ok, ringraziamo entrambe di essere qua e anche di poter avere dato l'opportunità di condividere con me questa esperienza. L'ultima parte non l'ho compresa, ma... Grazie. Ah, spera che vada bene tutto, ok. Grazie, e noi ringraziamo anche loro. Vescovo Luciano, questo è il lievito. Eh? Questo, no? Reciproca conoscenza che poi, certo, dalla scuola però poi si trasforma, sono esperienze di vita. E sicuramente di stretta attualità. Sì. Vuole dire qualcosa a loro? Grazie. Thank you. Allora, e veniamo agli alunni e alle alunne delle classi quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di Manerbio. Per il nostro vescovo, poi io glielo lascio questo, Ma è bellissima perché c'è il saluto introduttivo, leggiamolo perché è simpaticissimo. Vescovo Luciano, te lo saresti aspettato che il mondo e la tua fede un nome così ti avessero assegnato? È importante, lo sai? Dimmi che rispondere saprai. Quanta emozione quando celebri la festa, ogni giorno è una conquista. Trasmetti a noi quell'amore di tante persone e nel mondo antimore.
Il tuo percorso ha insegnato l'amore per il mondo, per la fede, per l'istruzione, verrà ricordato. Vai avanti, non finisce qui, ricordalo tutto il dì. Grazie. Poi c'è un diario di scuola che poi noi glielo lasciamo e glielo faremo leggere. Poi ci sono i pensieri in testa, perché poi ci sono anche i pensieri in testa, qualcosa qui che è già emerso. Comunque, noi viviamo in un mondo spento, ma siamo noi a renderlo colorato, a proposito di speranza, giorno dopo giorno, con la nostra cultura e la fede e anche alcune tradizioni. Ognuno può creare quello che vuole se ci crede davvero, con amore, libertà e allegria. Ogni cosa è una fonte di immaginazione e speranza. Nessuno, questi qui sono tutti pensierini messi insieme, nessuno è tanto povero da non avere nulla da dare. Da quello che hai e per qualcuno può essere più di quanto tu creda. Ciascuno deve essere responsabile di se stesso e credere nei propri sogni, perché chissà un giorno si potranno avverare. E ancora, tutti dovrebbero imparare a perdonare ed amare per un mondo migliore senza guerre. Ognuno è diverso, ma il messaggio è lo stesso: creare pace nel mondo, non sottovalutare mai l'altro. Quindi sono poi una sintesi dei temi che abbiamo trattato. E poi c'è l'intervista. E io presto loro la voce, è qui. Vorrei farti una domanda, in realtà ne fanno una dozzina di domande. Allora, Vescovo Luciano, ti sei mai arreso nel tuo cammino per diventare vescovo interprete? Ci sono stati dei momenti in cui chi me l'ha fatto fare? È una domanda. Sì, magari proprio velocemente, perché sono tante. Proprio. Ci sono mai stati? Sì, cioè ci sono stati i momenti della fatica e del dire, veniva a dire, chi me l'ha fatto fare, però la risposta c'era qualcuno che me l'ha fatto fare. E allora la forza per andare avanti è tornata, cioè non sono momenti di fatica che per fortuna non sono tantissimi, però ci sono stati e credo positivi, perché mi hanno costretto a rispondere a quella domanda lì, chi me l'ha fatto fare. E rispondere a quella domanda lì vuol dire avere delle motivazioni che sono più robuste, più profonde degli alti e bassi delle situazioni. Quale sentimento provi durante una preghiera o un rito sacro? La gioia di rispondere con il ringraziamento. Io credo che quello che rende straordinaria la preghiera è la dimensione di gratitudine che consegna alla vita. Allora, quando si prega con un atteggiamento di fondo di gratitudine al Signore, per il fatto che vivo, per il fatto che mi ha voluto bene, che mi sostiene, che mi perdona, tutte quelle dimensioni lì. Direi quello lì, il ringraziamento, lo stupore per i doni del Signore. Per te cos'è la Pasqua e come la festeggi, quindi come l'ha festeggiata? Oh, questo invece è un discorso grosso. Per me la Pasqua è la speranza del mondo, perché vuole dire che un pezzettino di mondo è entrato nella vita di Dio. E questo vuol dire che il mondo che Dio ha creato, e questo mondo concreto che ha 13 miliardi e qualche centinaia di milioni di anni, non è destinato semplicemente alla morte, ma è destinato a entrare nella vita di Dio. La Pasqua vuol dire questo qui. Cioè vuol dire tante cose, a dire la verità. Però questo qui mi ha sempre affascinato, perché mi permette di accogliere tutta la bellezza del nostro mondo e tutta la riflessione scientifica, l'evoluzione, la conoscenza dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande e così via, dentro a un disegno che è un disegno bello, che è un disegno di vita. Adesso c'è una domanda. Per te Gesù doveva essere davvero crocifisso? Questa è una domanda teologicamente complessa, perché ci sono opinioni diverse dei teologi. Però posso dire dal punto di vista. Stavo per dire, per fortuna,
che è stato crocifisso. Quello che nella proclamazione di Pasqua si chiama la felice colpa di Adamo. È colpa felice perché ci ha permesso di avere un Redentore così grande, di avere un atto di amore da parte di Dio così profondo e intenso. Voglio dire, la croce ha la capacità di trasformare il male in bene, ed è la cosa più incredibile che si possa immaginare, perché il male non è bello da vedere, però purtroppo nel mondo c'è. E la domanda del che cosa ce ne facciamo di questo benedetto male è una domanda che tormenta. E la croce è la capacità di trasformare il male in bene. Gesù ha ricevuto il male e ha trasmesso del bene. È il cuore del mondo da questo punto di vista. È il cuore della speranza, perché altrimenti tutti i sogni si infrangono contro il male del mondo, che c'è. La violenza purtroppo c'è, la cattiveria, la falsità ci sono, non c'è santo che tenga. Bisogna trovare il modo di trasfigurarla, di trasformarla, e la croce è quello. Vescovo Luciano, cos'è per te la pace? A un biblista non posso mica dare una risposta diversa. La pace di per sé è l'insieme di tutti i doni che rendono la vita dell'uomo più umana. Quindi ci sta dentro la gioia, la comunione, il perdono, la speranza. La pace contiene tutto questo. È evidentemente assenza di guerra. Se c'è la guerra è difficile che ci sia la pace. Ma non basta quello lì. Bisogna che ci sia anche giustizia. Bisogna che ci sia anche fraternità. Solo quando c'è questo contesto di umanizzazione più piena, lì c'è veramente la pace. E siamo verso la chiusura. Cosa provi ad essere vescovo? Gioia, fondamentalmente gioia. Di solito lo consiglio. No, fa lo spiritoso, ma adesso c'è l'ultima domanda. Non faccio lo spiritoso, perché ogni tanto capita che qualcuno è chiamato a fare il vescovo e ci pensa sopra. E può andare anche in crisi. E mi è capitato di parlare con delle persone, di invitarle a dire di sì a fare il vescovo. Perché all'inizio uno ha l'impressione di dire ce la cavo, faccio qualche cosa di decente, di buono, poi chi me lo fa fare di prendermi qualche grana in più o tutte queste cose qui viene fuori. E siccome mi è capitato, il consiglio l'ho dato in positivo. E Vescovo Luciano, se tu fossi Papa, come ti sentiresti? Ma secondo me male, ma però questo qui è una di quelle cose che... Grazie Vescovo Luciano, grazie mille. Io le lascio tutto questo, che si unisce e si unirà all'altro materiale che Nicola... Poi comunque la serata di stasera è stata registrata, la potremo trovare un estratto perlomeno sul sito oratorioleno.it e tutto il materiale verrà girato a sua disposizione completa. Ecco, io vedo che abbiamo ancora un qualche minuto rispetto alla scaletta che ci era stata data per i tempi. Siamo stati bravissimi. Io chiedo se c'è qualche domanda, se qualcuno vuole intervenire. C'è qualche... Oh là, esatto, usciamo dall'oblio. C'è qualche domanda? Non c'è? Allora siamo davvero verso la chiusura. Io ho preso qualche appunto lavorando con le parole, è un vizio che ho, è un vizio di raccogliere alcune parole chiave. Tu vuoi fare qualche domanda? Aspettiamo se c'è qualche domanda dalla platea, no? Ricordatevi docenti che poi le stesse cose succederanno voi quando fate le interrogazioni, ecco.
E allora io rispetto al tema che abbiamo affrontato mi sono appuntata quelle che ritengo così in assoluta libertà, alcune parole chiave, no? Il tema della corresponsabilità, del rapporto fede-libertà, del rispetto, della consapevolezza, della trasformazione, della maturità, dell'autenticità, corresponsabilità, ma anche ovviamente anche responsabilità. Insomma, quello che mi porto a casa è un'esortazione a essere tutti un po' lievito, uomini e donne, del sogno, cioè della solidità della speranza, sempre e comunque. Ho fatto sintesi? Va bene, promossa, mi ha promosso. Grazie mille.